Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a scambiare un pet bellissimo, il nuovissimo pet Ocelot Mega. Sono in un server, spero ricco, ho cambiato 650 server perché non riuscivo ad entrare, non so, oggi non sono fortunato con i server. Se mi vedete i capelli strani è perché li ho tagliati e la prima settimana non so mai farmeli, vengono strani raga, quindi insomma ecco. Sono in questa casa perché è la mia nuova casa, ma l'arredamento non sarà così, nel senso è uno Sky Castle, ve lo dico già, però non l'ho ancora finito, non è ancora pronta e quindi insomma non vi posso ancora far vedere nulla, lo so, è da una settimana, due che devo farlo e non lo faccio, ma non ho mai tempo. Tornando al video, che cosa faremo? Oggi scambieremo questo bellissimo pet, ovvero l'Ocelot Mega. Ne ho 4 Luminous, quindi questo cosa significa? Andremo a farlo pure insieme. Premessa, non mi aspetto niente di che, nel senso che questo pet non credo mi diano cose allucinanti, cose assurde, però essendo Mega mi faranno qualche offerta carina, no? Insomma, di solito in genere i pet Mega, anche Bugs che ho sempre fatto, tipo, non lo so, non mi ricordo, ho fatto l'Ibex Mega e robe del genere Mega, non me la sono cavata male, nel senso non mi hanno dato brutte robe, quindi secondo me ne può valer la pena. Il server sembrava buono, non l'ho visto proprio bene, l'ho visto un po' così con la coda dell'occhio, ma mettiamo qua il primo Ocelot, poi andiamo a mettere il secondo, dove sei? Ecco qua, secondo Ocelot, terzo Ocelot. Hanno aggiornato la cosa per fare i pet neon, vero? Perché prima era diverso quando mettevi qua place pet. E il quarto Ocelot. Oh, abbiamo anche completato la missione, perché non ve l'ho detto, ma avevamo la missione di prendere l'RGB box. Quindi noi ce l'andiamo a prendere con molta cautela. Andiamo a levare l'RGB box, perché se schiacciate per sbaglio un po' fuori dalla X vi si apre l'RGB box, cosa che non voglio andare a fare, perché vorrei andare a fare un video dove vado ad aprire RGB box. Ne ho 5, magari arriviamo a 10. Boh, non lo so, magari non le apro neanche, non lo so, però me le voglio tenere lì. Ed ecco qua l'Ocelot, che è mega carino, ricorda un po' il Leopard Cat, che è questo qua, ve lo mostro per chi non lo conosce, ma comunque lo potete trovare all'interno dei Japan Egg. Leopard, ricorda molto questo, ma questo qua è più bello, questo qua è più cute, vi ricorda un sacco il mio gattino, è super carino, carino, carino. Quindi insomma, è simile ma diverso. Oh zio, eccoti qua, lo mettiamo tra i preferiti, se no ce lo perdiamo. Tra l'altro è no potion, ma ho qui con me delle pozioni, quindi adesso gliele vado a dare. Ho una fly, una ride, per tutti quelli che stanno per avere un attacco di cuore e nei commenti mi vanno a dire: Fede no, Fede cosa stai facendo, non dare la ride potion, non dare la fly potion. Allora ragazzi, avete ragione, nel senso non va data la fly e la ride, perché alcuni pet valgono di più. Ma per quali pet si intende? Cioè nel senso, cioè se io do la ride e la fly a un mega corvo neon o un corvo normale, sono un pazzo furioso, ok? Ma se lo vado a dare al nuovo pet appena uscito non cambia niente, o addirittura forse ancora meglio, così si scambia più facilmente, si può cavalcare, la gente lo vede. Quindi a meno che non sia un corvo, non sia un Noah, una civetta, a meno che non sia un Evil Unicorn, oppure quei pet pazzeschi, ok? Shadow Dragon, Bad Dragon, che è davvero quasi impossibile trovarli in no potion, allora lì sì che dite questo è pazzo. Ma per i pet nuovi, raga, potete dargliela la ride e la fly, cioè magari così lo scambiate anche meglio, ok? Allora, il server mi sembra anche abbastanza normale. Adesso vado a vedere le interazioni come sono. Dovrei essere, ok, trading everyone, e andiamo a scrivere trading. Ecco, abbiamo già un'offerta di ninja cani nini. Dovrei andare a guardare un attimo le values, perché non so intanto quanto valga, però vorrei andare a vedere più o meno se mi vanno ad offrire robe mega, robe neon, e se ci sto andando a perdere o a vincere. Quindi vado a aprirmi un attimo il sito. Tra l'altro raga, bellissimo, si qua già mi mandano offerta a manette. Ho comprato un monitor, in realtà non è proprio un nuovo monitor, è un monitor praticamente identico a quello che ho già ora, ma lo andrò a usare come secondo monitor. Quindi le live a partire da questo giovedì e insomma i video futuri eccetera saranno molto molto più semplici per me, perché per esempio se devo vedere qualcosa per quanto riguarda pet, ce li ho qui sulla mia destra, avrò tutto il coso dove posso vedere i vostri commenti, posso vedere il mio programma dove registro, un sacco di robe. Quindi non vedo l'ora, è stato un investimento che volevo fare da un sacco di tempo. Quindi niente, ho aperto questa piccola parentesi. Allora, lui ci ha offerto un platypus, degli ocelot, cose neon, ma niente di che, nel senso, secondo me non ne vale la pena, possono offrirci cose migliori. Vado a scrivere trading mega ocelot. Tra l'altro non so perché la cosa per la cosa della chat è gigantesca oggi. Ok, abbiamo Vigo, vediamo cosa ci offre Vigo per questo ocelot mega. Finora le offerte, wow, ok, tutto no potion. Ecco, vedete, già questi pet no potion
non sono male, perché comunque abbiamo Tacchino che non si trova più ed è vecchissimo, Coccodrillo che è vecchio e non si trova più, adesso Lama, insomma sono tutti pet molto molto vecchi, non leggendari ma comunque ultra rari, rari di uova vecchissime, quindi non male, ma ok, pure Neon, la Butterfly, secondo me questa è una win, veramente mi piace un sacco questa offerta, Viggo, ricordiamoci Viggo, mi piace un sacco un sacco un sacco, comunque come offerta per me non era male, ok, un Ghost, due Ghost, wow, Lavender Dragon, un Robodog, non è male, non è male, adesso io non so quanto valga questo, mega, raga, non ho la più pallida idea, comunque, Devil Fury, non male, cioè, secondo me, non male, mi piacciono un sacco gli Halloween Ghost Dragon, quelli sì, un sacco, potrei ottenere di meglio, probabilmente sì, ma che dite, lo facciamo per pisto petto o no? Magari se lo vestiamo, però non si vede niente qua, non si vede una fava, se andiamo qua, che tra l'altro, poi l'aggiornamento della pioggia, ma avete visto quanto sta durando? Cioè, sta durando un'eternità, io sta cosa non l'ho capita, cioè, doveva durare 48 ore, sta durando una vita intera, ma vabbè. Gli andiamo a mettere un po' di robe. Cosa gli possiamo andare a mettere? Il berrettino. No, non mi piace, non mi piace niente. Vabbè, lo teniamo così. Il papillon rosa. Le preppi riempiono sti pet a casissimo, quindi io più o meno. Vabbè, dai, non so se ho fatto un buon lavoro. Magari è bruttissimo, però proviamo così. E continuiamo a scrivere Trading Mega Ocelot. Dai, facci una bella offerta. E pure Flyride, dai, dai, Mega Flyride, ok. Ci ha messo un'arena, ce l'ha già levata, quindi la vedo bruttissima. Mega Albino Bat. Ma raga, ma che offerta del piffero è? Cioè, ma la gente è seria? Ok, Lolo. Secondo me l'offerta di prima era bellissima. Devo andare a accettare. Nessuno mi sta offrendo. Io ovviamente non trovo il tipo di prima. Raga, il tipo di prima me lo sono perso. Ecco, io non, ogni volta mi fanno delle offerte buone. Che uno dei primi trade che non posso accettare era questo con l'ama. Non era lui. Non so veramente chi era. Devo andare a cambiare server veramente. Ah, mi sa che devo andare a cambiare server. E vabbè, amen. Andremo a cambiare server e ci vediamo fra qualche secondo. Sono riuscito ad entrare in un server delle caverne, quindi spero veramente che mi vada bene, anche se devo dire che nel server delle caverne ultimamente non è che mi sta andando proprio così bene, però in teoria qua sono tutti ricchi, tutti con i pet mega e in teoria no, dovrebbero sapere quanto vale più o meno questo pet, giusto? O sbaglio? Vi prego, vi giuro. Pet pazzeschi, ne abbiamo. Bisogna vedere se poi c'è qualcuno effettivamente interessato. Allora, già ce n'è una che lo scambia, che ce l'ha in braccio, il Mega Ocelot. Ok, Race Tiger. Vediamo Race Tiger cosa ci offre. Per what? Come avevo già previsto, qui non ci stanno offrendo un veramente niente, non ci stanno offrendo un cavolo, un fico secco, quindi insomma vado a cambiare di nuovo server e giuro che veramente è l'ultima volta che vado a cambiare server. Incrociate le dita per me e speriamo che troviamo qualcuno che ci offre qualcosa di buono per questo Mega Ocelot. Eccomi qua, altro server, altro giro, anche questo server è abbastanza povero e anche in questo server, ah, raga vi prego, non ce la faccio più, oggi non è il mio giorno fortunato con i server, veramente, ve l'ho detto, appena iniziato il video avevo visto che non andava così bene. Allora, qualcuno ci ha mandato una richiesta russe, del russe, quindi vediamo un po' per sto Mega Ocelot se ci offre qualcosa di decente. No, niente, ci ha declinato Nikita. Vediamo un po' se ha qualcosa da offrirci. Un dodo, un Lunar Moon Beer. Assolutamente no, no, troppo poco. Ah, cioè in questo server non me ne capacito però, perché per entrare in questo server ci ho messo 20 minuti, cioè 20 minuti per entrare in un server semi povero. Non l'ho capito. Wow, Mega Snowman. Ok, interessante il Mega Snowman, ma sicuramente non ci vale, secondo me. Sì che è più vecchio, ma è non comune, questo è raro, secondo me è appena uscito. Scriviamogli ad un Mega Poodle, un Neon Dolphin, Snowball Pet. Ok, Albino Bat Neon. No, è troppo poco. Se mi avesse riempito tutte le caselle l'avrei accettato, ma così secondo me è un po' pochino. Non lo so, cioè non è brutta come offerta, ma veramente non lo so, non so cosa fare, non so se accettarla. Vado a declinarla, non ne sono convinto al 100%. Ok, Mega Ant Pulcino. Immagino è sempre lei, ma ci sta cambiando l'offerta. Non è assolutamente male come offerta. Gli ho scritto comunque che è una buona offerta, ma non ne sono sicuro. Quindi dai, fateci belle offerte. Fateci delle belle offerte. Ok, Neon Yeti, Neon Chimera. Dai, ti prego, ti prego.
Strawberry Bat Dragon, sì, sì, ci piace. Neon Yeti Strawberry Bat Dragon, mi piace come offerta, mi piace già di più. Gli ho scritto se può aggiungere qualcosina, perché secondo me è ancora un po' pochino. Ok, è un Golden Penguin. Comunque ci stanno mandando richieste, quindi credo che questo pet sia un pet che alla gente piace anche abbastanza. Wow, un Blue Dog, un Griffin di diamante, un Fellow Deer. Wow, alla follia i Blue Dog. Lo vorrei aver mega. Non so se questa offerta ci vale, però mi piace un sacco. E amo anche Fellow Deer. Sto editando il video e praticamente sono riuscito a scambiare l'Ocelot Mega. E volevo farvi vedere per cosa l'ho scambiato, perché ieri alla fine ho girato diversi server, ma non ho trovato nessuno che mi facesse un'offerta buona. Quindi adesso vi faccio vedere il trade. L'ho scambiato davvero da pochissimo. Questo qui è il trade. Mi ha dato un Go Card e due Neon, come si chiamano? Frog Spawn. A me le Frog Spawn non fanno impazzire, però veramente mi è piaciuto il go-kart, perché in caso non lo sapesse il go-kart è praticamente uno dei primi veicoli del gioco. Lo ottenevi tramite il VIP, il VIP di Adopt Me, sono nel 2017-2018 quando è stato creato il gioco. Quindi ho detto vabbè, non ce l'ho, dovrebbe valere anche un pochino questo go-kart, se non sbaglio dovrebbe valere circa un Arctic Reindeer. Quindi ho detto non ce l'ho, mi serve, mi piace, e niente, ho deciso di fare il trade. In ogni modo fatemi sapere voi sotto nei commenti se questo trade vi è piaciuto, se secondo voi ho fatto bene, se ho fatto male. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo non domani in un video, ma in una nuovissima live dove andremo a vedere il nuovo aggiornamento insieme. Vi ricordo, live domani alle 17. Ciao!